contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Tickmill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tickmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tickmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 79,27% e il 73,32% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tickmill UK LTD e Tickmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, con me questa sera c'è Salvatore, programmatore dell'expert che andremo a vedere. Ormai credo che in chat abbiate tutti, comunque quasi tutti, la versione dell'expert. Sono state aggiunte alcune funzionalità che adesso vedremo nello specifico. Prima di vederle, però, facciamo una breve presentazione. Quindi presenterò il broker Tickmill, che rappresento. Io sono il country manager Italia, appunto, per Tickmill. Quali sono le caratteristiche principali di Tickmill? È un broker non dealing desk con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero. Abbiamo una forte regolamentazione con la FCA UK, fondi custoditi, conti segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi sono benvenuti tutti i tipi di expert advisor e strategie come scalping, arbitraggio, eccetera. Nessun re quote, e grazie alla velocità di esecuzione degli oltre 10 server sparsi per il globo, c'è anche la possibilità di avere degli slippage positivi. Un'ampia gamma di mercati, ovviamente il Forex, CFD, tra cui anche il FTSE MIB, materie prime e metalli preziosi e criptovalute come il Bitcoin. Abbiamo poi gli strumenti di trading di ausilio al trader come AutoChartist, la VPS in sconto, il One Click Trading e la demo è illimitata. Non ci sono costi su prelievi e depositi. Abbiamo un interessante programma partner di Tickmill e abbiamo un'assistenza sulla dichiarazione del capital gain fornita da due studi esterni di cui potete leggere l'email e il sito. Questa è la mappa dei nostri server con quelli più importanti, tra cui North Virginia, ovviamente Londra e Tokyo, e poi quegli altri di backup. Questa è una tabella comparativa della nostra offerta spread e commissioni, quindi sono incluse anche le commissioni in questa tabella, con Tickmill, come spesso capita di vedere su MyFXBook, e vi invito comunque a farlo anche in tempo reale. Vedete che per la maggior parte del tempo abbiamo sempre, quasi sempre, l'offerta spread e commissioni più basse rispetto ai competitor. Allora, ho finito già la presentazione del broker. Michele mi dice che l'audio va e viene. Non so, Sì, no, mi stavo sentite notando pure io la bene? stessa cosa. Sì, Giuseppe, stavo notando anch'io. È alto e basso, alto e basso. Questo è un problema del microfono, datemi un secondo. Sì, forse sarà il tuo microfono, non lo so. Invece, se quando parlo io mi sentite bene o fa la stessa cosa? Io ti sento bene. Sì, ok. Sì, ok. Benissimo. Questa è la dimostrazione che basta una cuffia, anzi un microfono e cuffia integrata da 12,50 euro. 12 euro. Sentite? Prova a parlare adesso. Sì, allora non Ok. sono wireless, Salvatore, quindi sono attaccate col filo, ma non so perché. Allora,
Vediamo il programma del termometro Forex. Al limite, se non mi sentite bene, comunque Salvatore, ovviamente è il programmatore, quindi conosce alla perfezione il termometro, parlerà. Al limite ti posso anche poi condividere lo schermo se non mi sentite bene. Allora, il programma del webinar di questa sera è, in primis andiamo a vedere le nuove funzionalità, quindi la gestione separata dei basket valutari in base al time frame di riferimento, poi la varia gestione del rischio dei vari basket valutari, nuovi pulsanti per la riduzione dell'esposizione e come impostare il break-even point e il trailing stop. E poi entreremo nella seconda parte sulle strategie. Allora, oggi c'è anche la Fed tra poco, quindi magari vediamo se riusciamo poi a fare qualcosa in real time con il termometro Forex. Salvatore, allora io ti lascio la parola, quindi mi sposto sulla piattaforma, così ci dici quali sono le nuove funzionalità che hai inserito. Questo è l'expert che ti Sì, è ordina. la nuova versione, sì. È già la nuova versione. Ok. Però magari sarà possibile un conto demo perché volevo farti fare delle prove. Non so se sono. Ok, questo è il conto demo. Sì. Perfetto. Dovrebbe essere questo. Aspetta, Ok. Ok. quanti di voi hanno l'expert? Già hanno l'expert, così non ci mettiamo di nuovo a rispiegare come funziona. Perché vedo molti che già ce l'hanno, vedo molte persone che hanno partecipato ai primi due webinar. Ne approfitto e poi ti lascio veramente la parola. Per rivedere i webinar andate sulla pagina Facebook di TICMILITALY, quindi basta andare su Facebook e vedete che ci sono le registrazioni in video, quindi trovate i due video che abbiamo fatto con le due registrazioni sul termometro Forex, quindi vedo che comunque in chat ce l'hanno quasi tutti. Ok, questo la sposto. Ok, vai Salvatore. Ok, vabbè, chiaro, chi ha seguito i webinar precedenti, non mi dilungo adesso sulle caratteristiche del termometro Forex, basta andarsi a rivedere i video precedenti, appunto, e lì abbiamo spiegato che cosa fa e che cosa non fa. Stasera vi voglio spiegare invece gli ultimi upgrade apportati, le modifiche effettuate, sempre nell'ottica della operatività. Comincerei con le variabili esterne, Giuseppe, mettimi un F7. F7 sulla tastiera, ok. Allora, le prime variabili già le avevamo spiegate. Passiamo quindi a calcolo del profitto. Ecco, dove c'è basket position, calcolo profitto. Questo è un primo valore che dovete, cioè un primo opzione che dovete andare a selezionare, e ce ne sono due: valore assoluto e percentuale su equity. Se mettiamo valore assoluto, andiamo a dire tutte le variabili che vediamo sotto, che vogliamo la nostra modalità del calcolo del profitto su valori assoluti. In questo caso vogliamo che al raggiungimento di un profitto di 1000 euro, nel caso la valuta del così è euro, quindi nel caso in cui il basket raggiunge 1000 euro di profitto, chiude le posizioni. Stessa cosa per la perdita. Stesso identico discorso per il trailing stop, che adesso vado a spiegare. Nel caso in cui mettete invece il rischio percentuale, quindi non valore assoluto, ma una percentuale sull'equity, ricordatevi di andare a settare in maniera corretta queste variabili, cioè voglio al raggiungimento del, che ne so, 1% del basket, cioè 1% dell'equity, 2% dell'equity, 3% dell'equity, chiudimi le operazioni. E chiaramente vanno rapportate tutte, il calcolo della percentuale, poi ve lo fate voi, e stessa identica cosa per il trailing stop. È tutto sulla base diciamo così, del vostro equity. Andiamo a vedere passo per passo. Allora, non attiviamo adesso il trailing stop qui, questo lo lasciamo false. Questo che cosa significa? Significa che non voglio che l'expert chiuda da solo, cioè o meglio attivi da solo in automatico il trailing stop. Qualora noi andiamo a impostare il trailing stop a true, Giuseppe, metti true quella variabile,
Qualora mettiamo il trailing stop a true, in automatico lui mi va a calcolare il profitto chiaramente di ogni basket, questo parliamo di ogni singolo basket, al raggiungimento in questo caso di 100 euro di profitto, lui va ad attivarmi questo trailing stop sul profitto. In questo caso, che cosa gli ho detto? Gli ho detto che al raggiungimento di 100 euro, qualora il profitto torna indietro, ecco quel trail return profit, torna indietro di 30, quindi praticamente sto guadagnando 70 euro, chiudimi le operazioni. Questo che cosa ci consente di fare? Ci consente di non chiudere l'operazione, diciamo, al profitto di 100 euro, ma a 100 euro noi attiviamo solo ed esclusivamente il trailing stop. Qualora l'expert, cioè o meglio il basket, sta guadagnando 120 euro, chiuderà le operazioni a 90, perché farà questa operazione, 120 meno 30. E chiaramente più il profitto aumenta, più esattamente come funziona un classico trading stop, sullo stop loss, l'ho parametrato al profitto complessivo. Un'ultima variabile esterna è quella percentuale riduzione esposizione, impostata di default a 50, ma la potete settare come volete. Lasciamola a 50 e vi spiegherò adesso come utilizzarla. Togli le Allora, variabili esterne. Salvatore, solo una cosa, il trailing stop funziona solo in modalità di valore assoluto? No, il trailing stop, qualora mettete percentuale equity come adesso, quel 100 significa il 100% dell'equity. Dovete Allora, mettere un. facciamo un esempio. Allora, Allora, facciamo un. questo è un conto da 10.000, Ok, giusto? Io decido di esatto. fare tutto in percentuale, quindi metto un profitto del 2%. Quindi Ok. significa che quando arriva a 200 euro mi chiude in profitto il singolo basket. Quindi per singolo Esatto. basket si intende euro, dollaro, Esatto. PB, quindi fa questo controllo su ogni singolo basket. Quindi quando un basket raggiunge 200 euro, perché è il 2% di 10.000, chiude la posizione. Invece con la perdita impostata all'1%, quando raggiunge 100 euro di perdita, chiude il basket in perdita. Se abbiamo Ok. il true Al trading attiva. stop. Esatto, dobbiamo impostare anche qui, visto che stiamo ragionando su percentuale dell'equity, quando è che vogliamo far partire questo trading stop? A 100 non lo possiamo scrivere perché sarebbe il 100% dell'equity. A questo punto qui dovremmo mettere 1, cioè se volessimo far partire a 100 euro, mettiamo 1, 1, 1 e mezzo, quello che vuoi. Facciamo 1,5. Vediamo se lo prende. Sì, ok, 1 e mezzo. Il trailing return profit dovremmo mettere tipo 1,050, 0,25 0,25 lo prende? pure lo prende. Chiaramente poi vi fate voi il calcolo. Quindi che Vabbè, cosa gli ho? facciamo 0,50 così non Vabbè, giusto ci per. confondiamo. In questo caso gli ho detto che al raggiungimento dell'1,5% del account equity, che in questo caso è 10.000, cioè significa 150 euro, mi attiverà un trailing stop. Il trailing stop funzionerà appunto sul profitto e quando torno indietro di 1,050, 1,050 che cos'è? Lo 0,50 sempre sull'equity, quindi lo 0,50 su 10.000 è 50 euro. In soldoni, in valore assoluto, avete praticamente detto la stessa cosa. Se avessimo messo il valore assoluto è 150 euro trading start profit, 50 euro trading return profit. Perché l'ho fatto anche con percentuale equity? Perché chiaramente la vostra equity poi si modificherà nel tempo. Vi auguro di incrementarla e quindi sarà un parametro rapportato al vostro equity piuttosto che un valore rigido e fisso come il valore assoluto. Questo non mi pare sia molto, non so se ci sono domande in merito, ma. No, vi piace come idea? Volete anche l'esempio sul valore assoluto oppure è chiaro? Aspetta che No, vedo Danilo. le domande. Allora, Danilo, questo viene fatto per basket, quindi ogni basket gestisce la variabile che viene inserita. Quindi se un altro basket sta perdendo l'1%, verrà chiuso all'1% quel basket. Ad esempio, se Euro sta guadagnando l'1,5% e tu hai messo come profitto il 2%, su euro lui attiva il trailing stop. Quindi poi quando perde lo 0,5% il basket euro ti chiuderà all'1% di guadagno. Però se hai un altro basket che non ti sta performando come quello di euro, quando arriva all'1% di perdita ti chiude ovviamente in perdita. Quindi ogni basket viene gestito in maniera separata. Esatto, le variabili sono relative per ogni basket, con il basket euro, dollaro, sterlina, yen e così via.
Questo è un ragionamento che io faccio sul singolo basket, non sul complessivo. Percentuale di riduzione, c'era un'altra domanda, Lea, che ho scaricato da una. No, Sì, vabbè, poi questa la rispondiamo poi lo all'ultimo, perché ovviamente lo stiamo spiegando proprio adesso in real time, quindi tenete conto che Salvatore ha ultimato queste nuove funzionalità oggi, se non sbaglio, quindi per questo avete la versione vecchia, anch'io ce l'ho avuto fino a qualche ora fa e quindi poi sarà la stessa modalità, quindi la stessa cosa che Lo abbiamo diciamo fatto, dopo, che avete fatto. alla Sì, ma fine diciamo. è la stessa cosa, comunque ormai in chat abbiamo tutti, quasi, tutti quanti l'expert, quindi sapete già qual è la modalità per averlo, ma poi lo ribadiamo dopo. Ok, allora, quindi non volete l'esempio in valore assoluto perché penso che sia abbastanza chiaro. L'importante è fate attenzione a mettere qui, a cambiare, a switchare tra calcolo profitto, percentuale equity e valore assoluto. Valore assoluto, quindi mettete 200 euro se volete il profitto di 200, se lo volete in percentuale equity in 2%, e poi le intere variabili ragioneranno secondo quello che è stato messo nel calcolo profitto. Vai Ok, Salvatore. allora no, ritorno un attimo su valore assoluto, rimbostalo come valore assoluto perché è più semplice da capire, cioè più intuitivo da capire perché c'è un'altra domanda. Allora, no, Corrado, diciamo, il profitto è relativo al singolo basket. Non faccio la sommatoria dei due basket. Ogni singolo basket, adesso facciamo degli esempi concreti, ragionerà secondo queste variabili esterne. Quindi voglio che deve raggiungere un profitto di 200 euro e chiudo, alla perdita di 100 euro e scrivi 100 e chiudo, voglio attivare un trailing stop. Se ho messo un profitto, qua fatemi fare solo un'osservazione, se ho messo un profitto a 200 chiuderò, quindi il trailing stop in teoria lo dovrei attivare un poco prima. Ecco, come in questo caso lui ha attivato un 200 euro di profit complessivo del basket. A 150 euro però si attiva il trading stop che mi sbatterà fuori con un ritorno di 50 euro in meno, quindi a 100 euro, poi man mano sale a 160 e mi sbatterà fuori a 110 e così via. Se poi raggiungi 200, ok, ho chiuso a 200 euro di profitto. L'ultima variabile esterna è percentuale di Aspetta, riduzione. no, Salvatore, perché io ho una domanda adesso io per te. Ma se volessi soltanto il trailing stop e quindi metto il profitto a zero, me lo No. calcola il. Ok. Se vuoi solo il trading stop, quel profit basket metterò 1 milione di euro, lo metti a un valore esagerato e ragioni solo con il trading stop. Non lo metti a zero perché non è un gambo valido, ti chiuderebbe subito la posizione. Ok. E non per sommatore. Esatto, Corrado, esatto. Adesso facciamo degli esempi concreti. Percentuale riduzione esposizione, lasciamo impostata a 50, poi vi spiego il perché. Dagli, anzi, fai annulla o dagli ok, scusa. Anche se adesso ricarica tutto, dategli qualche secondo a seconda che arrivano, il tempo che rigenera tutte le tabelle. Sì, il tasto trading chiaramente deve essere attivato e iniziamo a fare qualche cosa. Allora, voglio aprire il basket. Puoi mettere il terminale sotto, vediamo un attimo, cioè le operazioni, ingrandisci un po' quello e mettimi pure i commenti se possibile, pulsante destro, commenti. Ok, apriamo il basket euro. Ho deciso che voglio andare long su tutto il basket, faccio degli esempi, solo degli esempi. Apriamo il basket euro. Ok, clicco sul tasto euro, lui mi farà sempre la domandina: vuoi comprare euro contro tutti? Sì. Se gli dico no è perché magari voglio venderlo. Che ha fatto l'expert? Mi ha comprato tutto il basket euro. Eccolo qui. E nei commenti troverete che appunto si tratta dell'euro e lo abbiamo fatto, ecco, questa è un'altra cosa importante, sul weekly, sul time frame weekly. Questo ci serve il commento per separare i vari termometri che magari potete disporre su grafici diversi. Perché uno degli upgrade più importanti che ho apportato è appunto la possibilità di utilizzare più termometri Forex su più time frame. Quindi posso avere il termometro Forex su weekly, poi sul daily, sull'H4, sull'H1, perché magari ho diverse strategie a seconda del time frame.
Chiaramente il termometro Forex, in questo caso stiamo ragionando sul weekly, qualora abbiamo un termometro Forex sul daily, non mi farà vedere quelle operazioni sul daily, perché queste sono relative al basket. Ecco, se switchi, una cosa che non dovreste fare, magari l'avete su un altro grafico, ecco, sull'euro, come vedete, c'è zero, perché non sono operazioni derivanti dal weekly. Perché le operazioni che abbiamo aperto noi le abbiamo aperte sul weekly, quindi riswitchano di nuovo sul weekly. Una cosa che questo è un passaggio che non dovete fare E io e lo farò dovete sempre perché te l'ho spiegato anche prima, aprire. però non si Però fa. questa cosa qua poi vi farà perdere dei passaggi e che adesso vi spiegherò. Allora, vabbè, abbiamo aperto questi lotti sul basket euro. Come vedete, a fianco alla scritta N, lì adesso identifica una situazione di neutralità, c'è un bottone dove io vi vado a scrivere l'esposizione totale del basket. In questo momento io ho 0,70 lotti sul basket euro. Cliccando su questo pulsante, la prima domanda che mi fa subito è: chiudo tutto il basket euro? Cliccando sì, non lo cliccare, oppure vabbè, cliccalo, cliccando sì. Lui mi chiuderà tutte le posizioni relative al basket euro. Riaprile di nuovo le operazioni. Abbastanza intuitivo, poi basta veramente un paio d'ore, cioè un'oretta per capire tutte le funzionalità. Rischiacciando sul tasto 0,70, vediamo l'opzione 2, rischiacciando lo 0,70, lui mi farà sempre la domanda: chiudo tutto il basket euro? Gli dico no. Allora, ragionando sempre sull'esposizione, vuoi ridurre l'esposizione su euro del 50%, che è la variabile esterna che avevamo visto prima, perché è una variabile che avevo impostato io di default, vuoi ridurre l'esposizione del 50%? Lui automaticamente, cliccando sì, diciamo così, mi separerà, vedete, mi Mi spezzetterà chiuderà tutta praticamente la delle i lotti. posizioni. Esatto, mi farà lo split delle posizioni. Chiaramente, se prima avevamo un'esposizione di 0,70, adesso ce l'abbiamo di 0,35, come lo vedete lì sopra. Chiaramente, cliccando in continuazione quella riduzione, quindi immaginate che voi volete fare una sorta di trailing delle posizioni, no? Quindi andiamo un'altra volta, riducendo dello 0,50, adesso io ho 0,05 per ogni ordine. Il 50% di 0,05 è un lotto non tradabile, perché sarebbe 0,025. Prova a dargli sì. Lui mi va a togliere 0,02 arrotondato, quindi mi è rimasta un'esposizione di 0,21. Continuo ad andare avanti, togliendo un altro 50%. Poi mi passerà a 0,02, vedete? E c'è quindi un'esposizione di 0,14. Questa è abbastanza semplice da capire. Riducendo di un altro 0,50, chiaramente diventeranno tutte quante da 0,01. Se effettuate per l'ultimo passaggio, riducendo il 50% di 0,01, a quel punto lì è come chiudere tutto il basket e chiuderà tutte le operazioni. Fin qui penso che sia tutto chiaro. Se ci sono domande, fatemela adesso. Penso No, che sia molto abbastanza intuitivo. chiaro. Benissimo. Proseguiamo proseguiamo, grazie, grazie Dani. Proseguiamo con l'apertura di nuove operazioni su Euro, sempre. Su Euro? Ok, lo facciamo una alla volta, poi vi faccio vedere delle cose. Ok, abbiamo l'altro bottone a fianco all'esposizione, che è il profitto. Lui adesso in questo momento mi sta dicendo il profitto complessivo del basket euro. Tieni in considerazione solo le operazioni del basket euro. Cliccando su questo profitto, noi abbiamo due opzioni. La prima opzione è questa, cliccaci. Chiaramente adesso abbiamo un profit negativo. La prima opzione è questa. Mi chiederà di chiudere il basket euro a pareggio. Che cosa significa? Significa che il basket adesso in questo momento, come capita, sta perdendo qualcosa, oppure è in negativo, no? In generale è negativo. Dicendogli a questa domanda, rispondendo sì, che cosa gli ho detto? Gli ho detto: guarda, adesso sto perdendo, appena raggiungi un minimo profitto complessivo, cioè se questi meno 8 euro che state vedendo adesso diventeranno più 1 euro, chiudimi tutte le operazioni. Prova a dargli sì. Che cosa succede? Succede che il tasto, vedete, si è illuminato di blu. Quando è illuminato di blu, vuol dire che su quel basket abbiamo attivato il pareggio.
Cioè, sappiamo che quelle operazioni, quando raggiungeranno il profitto minimo di 1 euro, verranno chiuse da sole. Qualora volessimo disattivare questa funzione, riclicca di nuovo e gli devi dire no a tutte e due le domande che potevi fare. Gli diciamo no, lui può fare l'altra domanda e poi la vediamo dopo. Fai no. Ok, il tasto si è spento. A questo punto qua abbiamo disabilitato il pareggio. Corrado mi chiede, posso rivedere il pannello, quello delle impostazioni? Sì, fai un F7. Le variabili Però esterne intendo. segui la logica, se no altrimenti perdi il filo, così poi magari le domande le lasciamo sulla... Vabbè, vabbè. Vabbè, Ora poi fammi vedere... puoi vedere la cosa. Ok, andiamo avanti. Eravamo arrivati al pareggio. Ok, in questo momento. Su euro abbiamo disabilitato il break-even point, chiamiamolo break-even point, cioè quando il profitto raggiunge un minimo profitto di 1 euro, mi chiude le operazioni. Solo una piccola osservazione, prova a cliccargli il tasto, cioè attivagli il pareggio. Ok, dagli sì. Ora, ipotizziamo che il basket sta andando avanti, ok. Ipotizzando che, diciamo, nel frattempo tu stai aprendo altre operazioni relative a quel basket, quindi per aprire altre operazioni, o apri un, diciamo così, da capo tutte le operazioni, oppure singolarmente apri un'altra operazione. Apri un'altra operazione del, che ne so, Singola. euro dollaro. Sì, singola così. Ok. Apri altre operazioni così. Tutte queste operazioni che noi abbiamo aperto, quindi sia quelle singole sia quelle di basket, il tasto blu è acceso. Quindi quando questo raggiungerà il profitto di 1 euro, chiuderà tutte le operazioni, sia quelle singole sia quelle del complessivo, del basket complessivo. Perché noi ragioniamo sempre per basket. Quell'euro dollaro tu l'hai aperto sul basket euro e quindi il profitto che io tengo in considerazione è complessivo, sia del basket che delle singole. Al raggiungimento appunto di 1 euro di profitto complessivo, io chiuderò tutto il basket euro. Questo è il punto di pareggio, è il break-even point. Adesso fai una cosa, chiudimi tutte le operazioni. Per chiudere tutte le operazioni, abbiamo detto cliccare sulla tasta esposizione, me la fa come prima domanda. Ok, gli dici sì, che se no non vedo. Aprimi sempre euro, se ti piace euro, quello che vuoi. Vendiamo, voglio venderlo all'euro. Ok, abbiamo venduto euro contro tutti. Chiaramente adesso l'esposizione, vedete se è colorata di rosso perché chiaramente è negativa, cioè abbiamo meno 0,70. Il profitto è sempre lì. Ok, rischiacciamo, vediamo la seconda opzione molto velocemente. Però mi devi fare, aspetta, prima di vai sui consiglieri, non sulle posizioni aperte. Vi faccio vedere solo questo passaggio. Ok, proviamo a cliccare il profit. Mi chiederà chiaramente se voglio impostare a pareggio. Gli dico a questo punto non voglio attivare il pareggio. Gli dici no. Allora lui mi chiederà un'altra cosa. Vuoi attivare il trailing stop da adesso? Cioè sempre sul basket euro? Se gli vado a dire sì, a questo punto qua io ho forzato un po' la mano a quella variabile esterna, diciamo, non mi interessa più se quella variabile esterna è true o false e non vedo più il parametro della variabile esterna, ma della variabile esterna prendo solo il return profit, che adesso poi vi faccio vedere. Quando gli vado a dire sì, chiaramente forzando la mano, adesso sono con un profitto negativo, quindi il trailing stop parte da adesso, da questo momento. Se tu gli vai a dire sì, questo magari potete pure esercitare a farlo, no? Vai a dire sì. Come vedete, mi ha printato qui sotto. Se vai a vedere quella print là sotto, esatto. Mi dice che è partito un trailing stop sul basket 0 che sarebbe euro ed è partito da meno 10,02. Lui da quel momento in poi sta iniziando a calcolare il profitto. Qualora questo profitto aumenta, chiaramente lui ne tiene conto. Non ve lo printate, ma ne tiene conto. Quando mi sbatterà fuori, apri le variabili esterne. Mi sbatterà fuori a partire da meno 10. Se perdo ulteriori altri 50 euro, quindi vado a meno 60 euro, io mi sbatte fuori.
Qualora invece da questo momento in poi inizi a guadagnare il basket, lui ne tiene traccia. Cioè, è praticamente io ho forzato la mano con questo trading stop, diciamo, manuale, a dirgli: guarda, non mi interessa più se il trading stop è attivato e quando deve partire. Il quando deve partire gliel'hai detto tu adesso. Cioè, gli hai detto che deve partire da meno 10, 0, meno 10 euro e qualche cosa. A questo punto, da questo punto in poi, qualora mi perdi 50, perché il trade return profit è 50 euro, qualora mi perdi 50 euro, quindi sono a meno 60, chiudimi il basket. Annulla questa cosa, Questa è queste un po' parentesi. tosta, da... No, va bene, è semplicemente No, perché entra in contrasto con un po' con il trailing stop, nel senso che No, magari... no, 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 non entra più in contrasto, perché una volta che tu l'hai attivato e in effetti il tasto si è evidenziato di giallo, noi sappiamo che su quel basket è attivo il trailing stop. Quindi sappiamo che da quando l'abbiamo cliccato, quindi quel meno 10, massimo potremmo perdere 60 euro. Massimo meno 60, perché fai meno 10 e meno 50 arrivi a meno 60. Quindi massimo puoi perdere meno 60 euro. Qualora inizi a guadagnare il basket, magari va in positivo. Per chiudere a pareggio, fondamentalmente dovrebbe andare a più 60 euro. Dovrebbe andare, scusami, no, a più, se non dico bene, più 50 euro Ah, ho dovrebbe capito, cioè quindi se io tipo metto F7, no? Non valore assoluto. Io qui dico, mo sto perdendo 200 euro, facciamo finta, no? E gli andare. dico, voglio perdere un altro 2%. Io qui posso Esatto. mettere 2% e attivarlo da lì il training E stop. attivarlo, però attenzione, devi mettere là valore, non valore assoluto, Sì, ma devi, valore, facciamolo sempre ragioni con valore per, assoluto. Sto perdendo questi 20 euro, dico ok, non voglio perdere non oltre voglio altri perdere 50. 50 euro, quindi vado a meno 70, quindi lo devo attivare, devo ricordare di attivarlo da qui. Esattamente. E infatti, se tu adesso vai, ritorna sui consiglieri. Ti faccio capire questo passaggio perché non è molto difficile. Allora, proviamo a disabilitare il trading stop. Quindi riclicca sul tasto trading stop. Lui mi dice chiudi il basket. No. Chiudi. No. Come vedete si è spento il pulsante. Tanto è vero che abbiamo scritto sotto, vedete, disattivato il trading profit su basket 0. Adesso quando stai perdendo? Stai perdendo 28 euro. Provalo a cliccare adesso. Quindi attivalo da adesso. Tu sai che la tua variabile esterna è 50, no? Ok, perderai massimo 76 euro. Circa, eh? Poi chiaramente qualche tick può scappare, Ok, ma quindi tu praticamente. se non lo voglio utilizzare, cioè se quello non lo clicco, l'expert, cioè, segue la logica che ho inserito nelle variabili esterne, giusto? Se non lo clicchi, se il pulsante non è cliccato, allora vai un'altra volta in F7. Se vai in F7, fammi vedere le variabili esterne che avevi lasciato. Ok, l'hai attivato, quindi in automatico si attiverà 150 euro di profitto con un ritorno di 50, quindi praticamente chiuderà sicuramente in positivo almeno di 100 euro. Capito. Perché a 150 si attiva, se torna indietro di 50 ti sbatte fuori, vuol dire che stai guadagnando 100 euro. Questa è la modalità, diciamo così, automatica, perché gliel'hai impostata tu da variabile. Quella che ho messo lì è una forzatura, perché qualora per esempio io vedo un profitto non di 150, ma lo vedo di 70 euro, secondo me stanno per cambiare le cose, da quel momento in poi io attivo il trading stop in maniera manuale. Ok. Oh, se È avete domande su abbastanza. questo, anche se volete farle a voce, ditemelo, così vi attivo l'audio e magari fate la domanda se volete intervenire oppure andiamo avanti. Oh, questo credo che sia solo il training stop, magari un po' più, diciamo, Sì, tosta da... forse, ma vabbè, ma è relativo. Però Però voglio questo per... farti vedere un'altra cosa. Aprimi altri basket, quello che vuoi. Quando è demo è tutto così bello. Aprimi altri basket. Altri? Sì, un altro. Ok, adesso sul dollaro mi attivi il pareggio.
sullo yen mi attivi il trading stop. Oh, quando vedete questa situazione, voi siete con un euro a pareggio, scusate, con in trading, un dollaro che si chiuderà a break-even point e uno yen che è attivato il trading stop. Quando vedete questa situazione. Stessa identica cosa quando verrà fatto in automatico con il trading stop in automatico, si illumineranno di giallo, però già avete subito a prima vista, per impatto immediato, come state messi con i vari basket. Questo separato per ogni time frame. Adesso stiamo ragionando sul weekly, però qualora avete altri basket, cioè un altro termometro Forex impostato sul daily, potete fare la stessa identica cosa sugli altri time frame. Ognuno ragiona per conto proprio in termini di basket, sempre. Ed è secondo me eccezionale perché potete fare un bel po' di cose. Poi chiaramente utilizzandolo, diciamo, con il tempo riuscirete a fare un bel po' di strategie. Un'ultima cosa vi volevo far vedere, questa sopra segnale, noi stiamo analizzando la settimana, questo è un weekly. La settimana che si è chiusa il 16 settembre, vi ho impostato anche questo, cioè le candele di riferimento con cui faccio i calcoli, sono relative alla settimana che si è conclusa il 16 settembre. Okay. Queste invece, queste percentuali qui che vediamo sotto, queste fanno riferimento all'inizio del mese, giusto? Oh, poi ho Quindi cambiato quest'altra cosa, le percentuali che vedete sotto, euro-dollaro in questo caso, il primo, euro-dollaro. 1,40 significa che dall'inizio di questo mese sta guadagnando 1,40 perché giornaliero forse probabilmente non aveva molto senso mettere le performance giornaliere. Invece metterle dall'inizio del mese ci dà più contezza delle varie correlazioni e questo poi sarà oggetto di upgrade futuro, non adesso sicuramente. Qualche correttura di qualche bug, qualche cosa, solo qualche bug posso correggere, c'è qualche cosa che devo fare ancora perché non ho avuto proprio tempo. C'è una cosa, ti voglio far vedere questa cosa. Prova a cambiare time frame. Intanto comunque poi se volete seguire i vari progetti, io vi giro il link di Telegram in chat, lo vedete in alto. Allora, Corrado, vuoi farla a voce la domanda oppure scrivila così poi vediamo. Allora, rispondiamo a Corrado, quindi magari è pertinente e Sì, no, poi volevo fare andiamo avanti. questa cosa particolare che ancora non ho fatto perché non vorrei che questa è l'unica cosa che potrebbe veramente, diciamo, confondere le idee. No, Corrado Corrado, dice. Vai. non lo devi vedere, caro Corrado. Il numero magico me lo autocalcolo, non lo vai a impostare tu proprio per evitare conflitti con altri expert. Se vai a vedere Vai, mettiti con il mouse sopra un'operazione, no, giù sul terminale. Ecco, vedi, questo qua ha un numero magico, vedete, 908, che per me rappresenta il basket euro sul weekly. Se scendi giù e vai a vedere qualche altra operazione, magari sul dollaro, Questa è molto tecnica questa domanda. Per questa è un po' tecnica sta domanda, noi vabbè, però. discrezionali può interessarci fino a un certo punto. Ecco, il 918. dollaro invece si chiama 918. Chiaramente, se avete un expert che ha questo stesso numero magico, vi può creare dei problemi, vi può creare dei conflitti. Ho cercato di dare una numerazione non molto frequentata, insomma, come numerazione. Perché poi, tra l'altro, questo expert non usa alcune librerie che avevo già preimpostate, ma in genere i miei expert non vanno mai in contrasto con i miei stessi expert. È chiaro che se tu, Corrado, utilizzi expert di terze parti, chiaramente, come immagino, bisogna capire l'altro programmatore come lo ha programmato. Poi magari ci sentiamo in Comunque il privato. consiglio è sempre quello di utilizzare un'unica piattaforma dedicata con quel termometro Forex in modo tale che si evitino questi problemi.
Salvatore, ci siamo dilungati di molto rispetto a quelle che erano le mie aspettative. Solo l'ultima cosa voglio dire, Giuseppe, solo l'ultima cosa. Fammi uno switch di time frame. L'ultimissimo, questo è importante. Ecco, che ancora non, purtroppo non ho avuto modo di farlo. Ok, ripassa sul weekly. Ok, ha conservato tutto, diciamo profitti, esposizioni e quant'altro, però purtroppo da questo momento, siccome io ho reinizializzato l'expert, questo significa, questo anche quando riavvio la piattaforma, ho perso il trailing stop, cioè l'attivazione del trailing stop, l'attivazione del pareggio, come vedete i pulsanti sono disabilitati, ma questa è una cosa che non dovreste fare, in teoria la piattaforma dovrebbe essere sempre accesa. Chiaramente non so, utilizzando un approccio intraday, la piattaforma è sempre accesa, quindi io il pulsante non ho modo di spegnerlo se non in maniera manuale. Però ci sto lavorando, dovrei fare qualche upgrade in modo tale che conservo le precedenti impostazioni. Cioè, se avevo attivato il pareggio su euro, mi interessa che me lo conservi anche quando riavvio la piattaforma. C'è una domanda, la chiusura a pareggio ha senso solo per rientrare da un profitto totale negativo? Sì, perché nel momento in cui sei in negativo, come nel basket euro, provo ad attivare Giuseppe pareggio. Vai su, sì, vai là, sto perdendo 42 euro, chiaramente ho un profitto negativo, se voglio chiuderlo quando raggiungo un minimo di pareggio, no, dagli sì. Ok, da questo momento in poi, quando raggiunge il profitto di 1 euro, chiuderò tutte le operazioni. Vi ricordo che gli stop loss e i take profit non sono impostati a zero perché non ha molto senso lavorare con stop loss e take profit su questo tipo di impostazione. Quindi in quel caso, diciamo, la gestione del rischio viene fatta come abbiamo visto, sulle variabili, mettendo il profitto, la perdita per basket. Quindi poi questa cosa diciamo, va tenuta conto. E quindi Salvatore, per evitare il fatto di perdere comunque i dati, due Sto sono. lavorando, però sicuramente questo ve lo prometto, cercherò di fare un upgrade che insomma evita questa cosa qui. Dopodiché poi per me il prodotto apro e chiudo la parentesi, è gratuito, cioè non lo vedo, non è a pagamento. Chiaramente lo renderò gratuito per i clienti di Tickmill, meglio ancora se i miei clienti di Tickmill, visto che io sono introdotto in broker. Ci sono domande particolari, personalizzazioni, ne possiamo discutere, però il prodotto per me è già bello che completo così, non c'è da aggiungere altro. Tant'è vero che ancora tutt'oggi, Giuseppe, io non ho contezza di quante strategie posso, ne ho strutturate alcune, qualcosa magari la faccio vedere pure Adesso dopo. vediamo, La faccio vedere, solo però che c'è. ci siamo dilungati di tanto, io volevo stare entro l'ora. Voi in chat come siete? Siete carichi per vedere le strategie oppure lo facciamo la prossima volta? Ditemi un po' voi. E adesso c'è anche il FONC, non so quanti di voi devono tradare. Allora. Devo far vedere. Allora, vediamo che se un po' là sul webinar. Allora, questo l'abbiamo fatto vedere. Riduzione, quindi tutte le funzionalità le abbiamo viste. Allora, ciclicità dei vari basket valutari. Quindi passaggio tra una situazione di forza e debolezza e viceversa. Questo quindi, Salvatore, magari ce lo fai vedere, ce la spieghi un attimo. Beh, è una cosa che sto portando avanti da circa una settimana, c'ho poco Tenete storico. conto che comunque anche noi ci stiamo lavorando io stesso comunque in real time, quindi cerco di starci dietro. E allora, intanto chiudo questo e così ci spieghi un po' questa strategia che hai pensato. Sì. Chiudo tutto. Ok, Aspetta un po'. allora chiudi tutte le Aspetta che sto. operazioni. Ecco, ok, questo è l'errore classico. Perché non mi chiude tutto? Perché sono sul daily. Io non ho operazioni sul daily. Tant'è vero Ah, che ok. sul daily non c'è nessuna cosa valorizzata.
questi Ah, ecco casi. perché. Quindi ricordatevi che chiudi tutto, funziona solo sul grafico che No, io sto state lavorando, esatto, io quelle operazioni sono su weekly, dovrei fare il tasto chiudi tutto Giusto, su giusto, weekly. errore mio. Ok. Quindi weekly, avevo aperto sul weekly, ok. Ok, vai su Allora, un qua. Ah, vabbè, anche un sul daily, weekly no? non abbiamo nulla. Sì, no, ma volevo far vedere quest'altra. Vai sul daily un attimo, scusa. Ti spiego un attimo sta cosa perché ne ho due di strategie, ma ne faccio vedere una un po' più semplice. Allora, dategli il tempo. In maniera molto banale, però non lo faccio sul daily, lo faccio sull'H4. Vabbè, vai sull'H4, vediamo se c'è qualche opportunità. C'è sempre l'asterlino, no, vediamo un po'. C'è No, c'è solo il l'NZD. CAD. No, questa è un'altra cosa, Giuseppe, aspetta un attimo. Sì, c'è Vabbè, il ma vai sul CAD. daily, scusa, falla sul daily, tanto è uguale. No, che c'avevo le statistiche sull'H4. Vabbè, comunque è la stessa cosa. Quello che vi voglio spiegare, allora, quello che sto facendo adesso in questo momento, sull'H4. No, ritornami un attimo sull'H4, Giuseppe, ti faccio capire. Ok, chiaramente adesso valute in evidenza non ne vedo accese, però che cosa faccio? Che cosa faccio? Mi vado a vedere, H4 significa che chiaramente ogni chiusura è data dalle 4 ore, quindi la candela che chiude alle 11, ora broker, e la candela che chiude alle 3 di pomeriggio, io faccio semplicemente, sto facendo da una settimana a questa parte semplicemente questa cosa. Mi vado a vedere. Tutti questi istogrammi, li vedete, no? Quelli rossi e blu. Qualora trovo un basket che ha tutti gli istogrammi rossi, quindi esprime una debolezza, che in questo caso è anche molto debole, io praticamente me lo vado a vendere il basket. Quindi che faccio? In questo caso provo a farla l'operazione, cade, anche se non è acceso il pulsante. Quindi, ok, no, non voglio comprarlo, lo voglio vendere. Vendo. NZD sono tutti quanti blu. NZD lo compro. Questo con cadenza H4, mi affaccio due volte sul termometro H4, alle 11 la mattina e alle 3 di pomeriggio. Però ho impostato diversi parametri, dagli sì e vai sulle variabili esterne. €100 di profitto complessivo. €100 di loss global, va bene così. Adesso, da oggi in poi, che non l'ho potuto fare adesso, fino adesso ho ragionato solo col profitto e la perdita, ma da oggi in poi metterò €200 di profitto con un trailing stop a €100. 100 euro, no, €200 di profitto, questo è 100. Ok, un trailing return profit anche di €30 mi bastano. È il profitto complessivo sopra, non più 100, profit basket, esatto, ma 200. Sto portando avanti questa cosa. Ok, dagli l'ok. Da oggi partirà, ripeto, il trailing stop. Per ora ho attivato semplicemente un profitto complessivo a €100. Molto banale, ma veramente molto, che poi nella banalità non è proprio banale perché lì dentro quando sono tutti rossi o sono tutti blu, adesso già sta Quindi c'è il guadagnando. CAD, ma è uscito qualche news. Allora, sul CAD comunque, quindi tu hai visto in pratica molto semplice, vendi la debolezza e compri la Esatto. forza, anche se poi magari non hai la F di Esatto. forza, ma l'importante è che gli istogrammi siano tutti dello stesso colore. Esatto, vedo semplicemente il colore. Se sono tutti, già se ce n'è uno, ecco, come il CHF, per esempio, già non lo faccio. Perché hai l'NZD? Ma questa, ripeto, è una strategia che ho messo in piedi da una settimana. Poi adesso vi mando il link di MyFlexBook perché c'ho un conto Vabbè, MyFlexBook, una chiaramente settimana demo. sai che non ha Non molto ha, no, senso. non ha proprio nessuna valenza statistica. Però questa è una delle tecniche che io E tu quindi so. poi puoi gestire a seconda dei vari time frame, nel senso che se sul daily hai un'altra strategia, Esatto.
Esatto. Ok, quindi Esatto. Ecco. sul Daily fai un'altra cosa, non so, lo yen è Lasciami. debole. Esatto. Allora, sul daily, quindi time frame molto 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 profondo, abbiamo innanzitutto euro yen si è acceso di bianco giù nelle valute in evidenza, esatto. Il persistente me lo trado al contrario, quindi che faccio? Mi vado a vendere l'euro e mi vado a comprare lo yen. Perché un persistente? Quindi vuoi comprare euro? No. No. Voglio comprarmi lo yen. Clicca sul tasto yen. Aspetta, io ho 10.000 piattaforme, forse. Mica si è bloccato. No, allora aspetta, lo faccio sul. Allora, vediamo, i server funzionano, sì. Ma che ci sono i dati? Stanno uscendo i dati, forse c'è troppo flusso. No, allora, no, io ho troppa RAM, vedi, ho 10.000 cose, quindi magari si è bloccato. Allora, quindi hai detto, compri yen. Esatto. Questa è la domanda di prima, visto che comunque c'era. Ok, quindi l'euro me l'ha venduto in questo caso. Ok, oddio, qui c'è da fare un'osservazione. In questo caso avrei preferito più tradare la vendita del CHF. L'euro non l'avrei tradato perché euro mi dice da una parte lo devo vendere che c'è un segnale persistente e c'è euro CHF che invece è un segnale master che è blu. Euro e euro stanno tutte e due al numeratore. Quindi da una parte non dici che mi devi vendere, da una parte mi dici che lo devi comprare, non lo considero proprio. Viceversa, invece, abbiamo lo yen e il CHF. Lo yen me lo faccio al contrario perché è persistente. Quindi puoi anche sfruttare l'indicazione sul franco e quindi Lo anche se vendo. hai venduto, quindi vendi tutto franco. Esatto. Questo però ragioniamo sul daily, quindi sono operazioni di più a lunga gettata. La tecnica che vi ho fatto vedere prima è più che altro per l'intraday. Questo poi decidete voi in base ai time frame. Secondo me la cosa molto figa è che sul daily io ho questa gestione, poi mi sposto sull'H4 anche se non si dovrebbe Non fare, è e mai è così. un'altra gestione. Come in questo caso dove io ho due termometri Forex su questo. E quindi poi magari qui io volevo spiegare le strategie, però non ce la facciamo perché già è un'ora, quindi mi scuso, ma le rimandiamo per la prossima volta. Tanto ogni mercoledì c'è il webinar. Allora, settimana prossima non c'è il webinar sul termometro Forex, ma abbiamo un altro webinar. Però il prossimo, quindi tra 2 settimane, facciamo anche andiamo a vedere le strategie. Quindi poi entreremo nel vivo perché sono un po' complicate. Devo spiegare correlazioni, COT, quindi non è proprio semplice. Credo che se ne vada via un'altra mezz'ora se non di più. Quindi io direi di chiudere qui, Salvatore, Sì, anche solo perché adesso c'è. una cosa, ho 2 minuti. Vai un attimo dove avevi aperto quell'operazione. Mi sono perso. Dove erano Aspetta, che le mie? Erano qui. Vai un attimo sui consiglieri. Questa l'avevamo aperto su 4 ore, cioè voglio dire, adesso sta guadagnando poco, ancora poco, molto poco. Però ipotizziamo adesso, vai sul profitto del CAD. Ok, se io qua gli dico voglio chiudere a pareggio, chiaramente me le chiude tutte quante perché già sto guadagnando. Siccome il CAD già sta andando in profitto, gli voglio attivare il trailing stop. È una cosa che potete fare. Ecco. Da questo momento, ovvero da 13,65 euro, lo vedi che te l'ha printato sotto, da questo momento in poi ragionerai il trailing stop.
Quindi appena torno indietro di, non mi ricordo quando è impostata la variabile esterna, vai a vedere la variabile esterna un attimo. Appena torno indietro di 30 euro, mi sbatterà fuori, partendo da 13,65. Quindi parto da negativo il trading stop. Però chiaramente se continua a guadagnare, mi aumenta questo profitto. Praticamente è un modo per bloccare, fare una gestione, diciamo, dinamica delle uscite. Questo, calcolate che io lo sto facendo ogni 4 ore questa cosa, quindi alle 11 la mattina e alle 13. Se c'ho il link di MyFacebook, per quel che può valere, da qualche parte. Intanto rispondo a Corrado, così come averlo. Allora, Corrado, per averlo, siccome questo funziona sia su le demo di TickMill e i conti real di TickMill, basta aprire anche una demo per provarlo con una scadenza illimitata. Allora, domani, quando poi metterò la registrazione, molti di voi già lo sanno. Basterà commentare la registrazione, quindi lasciare un commento e poi una recensione del broker per chi non l'ha ancora fatto, in modo tale che poi vi arriva un messaggio sempre da Facebook con il link dove scaricare il termometro Forex. Quindi sono pochi passaggi, poi domani comunque vi darò tutti i dettagli, quindi il link dove verrà messa la registrazione. Se adesso la becco, vediamo un po' qual era. Forse questa. Corrado ha un profilo farlocco. Sì. Va bene anche il profilo fake. Ok, allora, se quindi, ad esempio, questa è la registrazione dell'ultimo webinar sul termometro Forex. Basta lasciare un like e poi un commento sulla pagina. Questo lo facciamo ovviamente, è un'operazione spudorata di marketing per creare comunque traffico sulla pagina di Facebook. Quindi è il minimo che chiediamo, proprio perché viene sponsorizzato da TickMill, perché altrimenti questo tipo di lavoro non lo trovereste mai gratis. Quindi basta lasciare un commento con il like e poi vi arriva il termometro. Io non chiedo né volume di training o altro, anche se non fate training con TickMill. Non mi interessa, l'importante è che appunto si seguono questi passaggi e poi mi viene inviato l'indicatore o l'expert e sicuramente in chat potete confermare che nessuno di voi è stato, diciamo, scocciato per telefono o altro, ho invogliato ad aprire un conto, quindi lo state utilizzando in maniera molto libera. Allora, mi dispiace per non aver avuto il tempo di mostrare le altre strategie, ma ci rifaremo tra 2 settimane, quindi salvo nuovi aggiornamenti di Salvatore su nuove funzionalità. Comunque andremo a vedere, sfruttare la frattalità per lavorare con grafici multi time frame, che Salvatore ha un po' già accennato, però io ho in mente qualche altra strategia. Poi applicare un filtro di tendenza attraverso il Cotter Report e gli indici valutari, perché il grosso problema con cui io, diciamo, mi sto confrontando è capire quando è il momento giusto di comprare la forza o quando in realtà è meglio venderla. Quindi vedremo un po' che cosa mi è venuto in mente e mi direte se va bene oppure no. Poi bilanciare i basket, e questo è un po' tosta, i basket attraverso l'uso della correlazione e la volatilità. Questo è molto interessante perché poi capiremo che ogni basket al suo interno, se correlato, oltre alla valuta, ovviamente quella diciamo principale, che può essere l'euro o il franco, al suo interno ha altri cross che si incrociano tra loro e quindi dobbiamo tener conto di queste situazioni. Comunque poi le vedremo bene nello specifico. Allora, in real sì, Corrado, è obbligatorio utilizzare TickMill e poi in demo comunque sempre TickMill, quindi questo è un prodotto che funziona esclusivamente su TickMill, quindi se lo mettete su altri broker non funziona.
Ok, allora abbiamo detto un po' tutte le funzionalità. Abbiamo descritto le funzionalità, io vabbè, mi limito a dire che insomma, chiaramente il prodotto è molto 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 funzionale. Chiaro, si sposa a qualunque tipo di strategia, che ne trasferiremo diverse di strategie, però vi invito caldamente a testare, provare e studiarvi le vostre strategie. È un expert che chiaramente è sempre un expert, ma non è che potete fare dei backtest da solo, non fa assolutamente nulla. Se non ci cliccate voi qualche cosa, non va assolutamente nulla. È un prodotto di ausilio alle vostre strategie. È davvero molto 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 completo. Farò qualche altro upgrade, vediamo un po' se non mercoledì prossimo, ma l'altro ancora, almeno vi faccio trovare qualche piccolo, piccolo Sì, ma upgrade non in strategia. esagerare perché altrimenti poi passiamo tutto il webinar a No, a livello spiegare di le funzionalità, variabili. diciamo, no, come funzionalità basta, direi, ci avete tutto, cioè la riduzione percentuale, la gestione del profitto, il trailing stop attivabile automaticamente oppure diciamo forzata la mano, il tasto chiudi tutto per chiudere tutte le operazioni. Insomma, ce n'è da fare, insomma. Poi, vabbè, ripeto, si presta ad altre procure, altre personalizzazioni, ma sono oggetto di ben altri codici. Va bene, ok, allora vi do appuntamento ai prossimi webinar. Vi ricordo che il prossimo è mercoledì, prendiamo una pausa dal termometro Forex, parleremo però di un altro software molto interessante con Giuseppe Antonelli e quindi vi invito a partecipare. Chi si è già iscritto verrà già automaticamente iscritto a questo webinar. Per chi volesse poi magari disiscriversi dal webinar, potete sempre cliccare sull'email da dove vi siete iscritti e fare appunto, disiscrivervi dal webinar. Con il termometro Forex, quindi ci vediamo tra 2 settimane per parlare delle strategie che purtroppo non abbiamo avuto modo di affrontare questa sera. Grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti!